Ragazzi, buongiorno a tutti. Sapete qual è la follia? Sapete che cazzo è la follia? Porca puttana, porca. Non posso non incazzarmi oggi con voi. Di che cosa sto parlando? Allora, aspettate un attimo. Secondo che oggi ci mettiamo. Accomodatevi pure voi. Io comodo. Iscrivetevi a sto cazzo di canale perché oggi mi parto incazzato. Non me ne frega un cazzo. Oggi io spacco tutto. Devo spaccare tutto, perché devo spaccare tutto. Perché voi siete così... Madonna, se riesco a piacere sul telefono di merda... Okay. Voi oggi mi avete fatto spaccare tutto. Io mi sa che divento matto, cazzo. Io butto la roba, non lo so, ragazzi. Come cazzo avete fatto a giocare di merda? Spiegatemelo, perché non ho capito un cazzo. Spiegatemi come cazzo avete fatto a giocare di merda. Tutti figli di puttana. Spiegatelo. Come cazzo avete fatto? Tutti figli di puttana. Ma vi rendete conto? Abbiamo pareggiato con la SPAL. 11 cazzo di uomini. 11 cazzo di uomini eravamo. Eravamo in 11. Oh, belli miei, non eravamo. Loro erano 10. Loro, quelli lì erano 10. Quelli lì erano 10. Porca puttana, che poi titim, ma non ci vogliamo mai. Titim, cioè, mi passavi la palla di qua, di là. Oh, basta passare la palla a vuoto. Io quel possesso sterile, madonna, a me mi ricorda Gattuso. Io quel possesso sterile. Perché forse Gattuso era meglio, onestamente. Quel possesso sterile, non lo posso vedere. Illegale! Quel possesso di merda, illegale, con chiazzo. Madonna, ragazzi, allora io vi giuro che sono incazzato come una bestia per come cazzo abbiamo fatto. Che poi io pensavo che i miei erano scarsi, ma ho visto che, tra l'altro, i loro giocatori erano scarsissimi. Più scarsi di noi, perché poi ho pensato che Salemaker ha segnato. Ma poi in realtà mi sono accorto che Vicari l'ha buttata dentro. Quindi sono più scemi di noi. Poi, ragazzi, io voglio tornare a parlare di noi. Allora, vabbè, allora, partiamo dal presupposto che adesso fuori gioco mancava che Rebic avesse il cazzo duro, eravamo lì. Cioè, nel senso, ragazzi, adesso mancava Rebic, è eccitato, e dicevi, vabbè, aveva il cazzo di fuori gioco, e vabbè, capivo, ragazzi. Però non puoi avere la gamba così, cazzo, che sfiga. Poi, voglio dire, qua su YouTube, qualche fenomeno, che dice... Non arriverà Beppe che cresce, Beppe che non cresce invece, Beppe... Beppe di merda, Beppe che cresce, Beppe che cresce la merda pura. Ha detto... Che sono tutte cazzate, invece tu sei una cazzata, coglione. Tu sei un cazzone di merda, invece che non sei un tifoso del Milan, sei un coglione. Non ti voglio più sentire, non parlare più di Milan in questo modo qua. Tu, Beppe che cresce, non ti devi più azzardare di fare video su Milan in quel modo lì, per favore. Fammi la cortesia di non dire più stronzate e stupidaggini, ok? Su Arno, su quello che verrà, su quello che è, che tanto non verrà quello e non verrà quell'altro. Non fare più sti video, non vedi che sei ridicolo, che ti riempi di dislike. Ma tu non ti vedi? Cazzo, devi... Cioè, poi come abbiamo giocato, raga? Come cazzo abbiamo giocato? I primi 10 minuti siamo entrati bene in campo. E ritorno sulla partita. Siamo entrati benissimo in campo. Poi proprio per carità di Dio. Per carità di Dio, ragazzi. Una prestazione di merda. Una prestazione del cazzo. Che poi aspettate che com'è che Floccari, ragazzi. Allora, io di Floccari voglio parlare perché non ne posso più. Ne voglio che sapete tutto quello che ne penso su Floccari. Floccari ha fatto una bomba di quel tiro e è finito insaccato in fondo alla rete. Io quando ho visto 2-0 mi sono incazzato. Ma più che altro perché ho visto il primo 1-0, allora voglio ritornare sul 1-0. E il 2-0, ragazzi, il 2-0 di merda di Floccari. Come cazzo ha segnato Floccari contro di noi, diventano tutti fenomeni. E poi dopo al primo gol, porca puttana, il cazzo di primo gol. Oh, io giuro, raga, io vi giuro, il primo gol mi sono girato coglioni. Mi sono io, ho visto passare la palla tra gabbia che si e come e Romagnoli. Io Buono, non voglio mangiare tutto.
perché porca puttana, uno decide, io un cazzo, io non è che la puoi di buttare in mezzo, cazzo, in mezzo alla fossa, lo devi buttare via, cazzo, quella palla di merda, non è che può stare lì la palla, che cazzo pensi? Dove cazzo ti sta la testa? Scusami tanto, E poi voglio aggiungere un'altra cosa, scusami. E il gol era fuori gioco, però, caro arbitro, oggi le partite non si arbitrano così, perché, voglio dire, hai dato rosso su Theo Hernandez, ok? Però fallo su Paquetà proprio un cazzo, cioè proprio ti sei fregato di meno. No. Va bene lo stesso. No, va benissimo, non ti preoccupare, arbitro, ti voglio bene, tranquillo. Sei un coglione, ma veramente, perché comunque hai buttato via Di Biagio, che già mi ha cagato il cazzo Di Biagio, urlando come un cretino. Poi cominciava un giocatore qua di là a urlare, vaffanculo, va lo stesso, ragazzi. Ma hai preso il punto adesso, però ragazzi, chiedo, abbiamo fatto il filotto di vittorie e io sapevo che era la solita fregatura del cazzo, la solita fregatura di merda, madonna, porca puttana, madonna, sempre la solita fregatura del cazzo. Adesso mi dovete fare 6 punti, però ragazzi, io vi chiedo 6 punti, vi chiedo, scegliete voi, vi chiedo 3 punti o con la Lazio o con Napoli o con la Juventus, quale scegliete, non me ne frega un cazzo. Una la doppate, una la perdete, con la Juventus, con la Lazio, che cazzo volete voi, però l'altra 2 dovete vincere. Ok, ok. Poi ragazzi, ne usciamo fuori con questo filotto di partite. Scusate, una cascata ogni tanto mi parte. Come sempre ogni video di cazzo, incredibile. Stavo dicendo che sicuramente, diciamo, le partite adesso, sicuramente non lo so, 7 punti li dobbiamo fare da qualche parte, cazzo. La cosa che mi preoccupa di più, prima volta che vi dico questo, raga, è che porca puttana, noi abbiamo un filotto di partite incredibile, incredibili, porca puttana, raga. Dobbiamo giocare con l'Atalanta, anche dobbiamo avere tanti sconti in tre. Dio buono, vinciamo con la Roma e perdiamo con la cazzo di spalle del porco Diaz che è ultima. Mi girano i coglioni fino al cazzo in culo di cielo. Ma solo voi potete fare un cazzo di prestazioni così di merda. Solo voi, teste di cazzo. Siete dei lemmer, siete dei figli di puttana, siete. E ne ho per tutti oggi, per tutti, dal primo all'ultimo, madonna. Oh, come è entrata. Allora, Leao, ti voglio bene, però porca puttana non mi entrare più in ciabatte. Io vi voglio questi sacco di botte, figli di puttana. Poi ha segnato pure, non mi frega un cazzo. Guardate che scempio, ma che scempio, cazzo, devo vedere in TV, io non vedo l'ora di vedere ste merde qua. E questi figli di puttana vanno a ferrare a prendermi un punto di merda. Allora ragazzi, abbiamo delle partite di merda adesso. Unico momento e unica possibilità per andare in quel cazzo di sesto posto del cazzo, di raggiungerlo, e soltanto ci potete salvare. Fare un miracolo con ste cazzo di prestazioni, di partite che abbiamo di seguito. Poi ragazzi, la prestazione fa cagare in sé. La prestazione è una merda. La prestazione abbiamo visto che è imbarazzante a livello di gioco, perché Pioli mi fa cagare al cazzo quando veramente. Allora Pioli, tu devi capirmi. Io ti capisco te, ma tu devi comprendere anche me. Perché io ti chiedo una cosa, Pioli. Porca puttana, mi metti per favore un giochi offensivo, anzi va in centro prima, non dopo, prima. Hai visto che, no, tu addirittura ci siamo fatti schiacciare all'inizio, poi abbiamo capito che, oh, forse ci siamo fatti troppo schiacciare da spalle, però eravamo 2-0, ormai dici figa, 2-0, ah, forse adesso siamo troppo schiacciati, ah, bravo, adesso ci sei arrivato anche a te da casa, porca puttana, ma come cazzo fai, dove cazzo vivi, che non posso neanche gridare. Mamma mia ragazzi, che scempio, voi siete scemi. Io spacco tutto. Io non voglio più vedere una roba del genere. Inter merda. Io non voglio più vedere una roba del genere. Io non voglio più vedere una roba del genere. Non vi dovete. Allora io vi faccio vedere una cosa. Adesso io voglio vedere questo bellissimo stemma. Questo qua che lo vedete qua. Vuole anche vincere. E io lo sto, allora io sto guardando questo stemma qua, che si è un po' rotto il cazzo di stare di galleggiare, dice che cazzo galleggio, io voglio vincere,
semplicemente di andare a fanculo e di allenarmi con maggiore intensità, perché io non ne posso più vedere queste prestazioni del cazzo qua. Sto passaggio sterile. O decidete, o tirate da fuori, oppure tirate prima o dopo. Non voglio che perdete palla al centro. Basta, io non ce la faccio più, raga. Fatemi sapere quel cazzo che ne pensate. Io sono incazzato nero e non me ne frega un cazzo, ne ho per tutti oggi. Domani ne parliamo meglio. Faccio le pagelle, provo a riportare di stasera il cazzo delle pagelle. Porca puttana, ma sono incazzato nero. Domani mattina, quando cazzo riesco anch'io, vaffanculo. Che non lo so, in serata. Non su cazzo, veramente, raga. Vabbè, dai. Ci sentiamo domani. Ciao, ragazzi.